cari amici, un piccolo video per delle chicche dell'anteguerra. Gordon 1-7. Ecco, parliamo di fumetti che hanno fatto la storia del collezionismo, ma che hanno fatto proprio sognare intere generazioni di lettori, che forse non è la nostra, ma io mi ci metto dentro, perché questa roba qua, questo è il numero uno, ragazzi, guardate, dicembre 35, allora ne sono usciti 7. Quando io ero ragazzo, 12, 13, 14 anni, si vendevano 200.000 lire l'uno, una cosa del genere voleva dire, ragazzi, lo stipendio, 20 giorni di stipendio di mio papà, forse anche di più. E chi aveva questi soldi? Il sottoscritto non aveva neanche 150 lire per comprare il Topolino in edicola, per essere chiari, altri 200.000 lire. Eppure, ragazzi, questa è il numero uno. Questo è il più grande disegnatore che sia mai esistito. Cioè, di grandi disegnatori, di grandi autori, realizzatori, copertisti, ce ne sono stati tanti, ma se dovessimo dire che è il più grande, a mio avviso, signor Alex Raymond. Guardate che meraviglia, Gordon. Per me il miglior fumetto di sempre. Questo è il numero uno. Dicembre 35. Allora, l'uno è sempre l'uno, poi ci sono i numeri a seguire, si trovano più facilmente. Per esempio il 2. Gennaio 36. Guardate, attenzione. Nell'impero di Ming, cioè io vi ricordo che già usciva nell'avventuroso. L'avventuroso usciva una pagina, la prima dell'avventuroso a partire dal 34, e qui cominciano a uscire una specie di raccolte, i primi albi. Attenzione, gennaio 36, il 2 nell'impero di Ming. Ma quando è uscito il 3, se anche qui c'è scritto gennaio 36, probabilmente insieme, probabilmente il mese dopo, probabilmente dopo 15 giorni, non lo so, ragazzi. C'era mio papà, che oggi non c'è più, nato da poco, ma era così bambino, non mi seppe raccontare nulla. Ray Gordon, terzo episodio delle avventure di Gordon, cioè delle copertine, perché da solo le copertine valgono il prezzo del biglietto, Attenzione, siamo a gennaio del 36, ecco, io voglio porre l'accento sulle date. Passano 6 mesi, 7 mesi, arriviamo all'agosto del 36 ed esce il numero 4, Ray Gordon contro Ming. E un giorno vi farò vedere la posizione del 46, del 57, del 60, la Cora, eccetera, eccetera. Insomma, qui siamo sempre nei Erbini. Lo so, lo stato di conservazione vi sta piacendo. Lo so. Quindi agosto del 36, quindi diventa semestrale. Quindi il 5 esce 6 mesi dopo, a gennaio del 37. Ecco, fin qui, dal 2 al 5, si possono trovare abbastanza facilmente. Costa di pagarli, ragazzi, Però ci sono in giro. Poi di colpo, a trovare il 6. Buonanotte. E passano, attenzione, altri 6 mesi e arriviamo all'agosto del 37. E qui c'è la più bella copertina di sempre. Verso l'ignoto, cioè Gordon e Dale. Io non vi sfido a trovare un'altra copertina a questo livello. Forse io sono innamorato da sempre di Gordon. Esistono poi due edizioni, una un po' più alta, una un po' più basso. Sì, questa è la prima. Ragazzi, ma attenzione, meraviglia. E siamo arrivati all'agosto del 37. Allora, se quelli di prima, a parte l'uno, si vendono dai 150 ai 500 euro, 400, in base allo stato di conservazione,
Qui si parte dai 1000 in su, dai 1000 ai 1500, 1800, poi in questo stato 2000, insomma, poi è una discussione infinita, prezzo in basso. Questi non sono in vendita, e lo ridico perché poi ero quasi tentato di non fare più queste cose, perché poi dopo me li chiedono. Attenzione, De Giuli era Alberto, Pier Alberto, non so chi sia, ma passa un anno dall'agosto del 37, il 7, che è ancora più difficile di tutti, esce nel luglio del 38. Ragazzi, intanto siamo in estate, quindi i fumetti, poi portati in spiaggia, portati in montagna, portati di qui, distrutti, a parte che siamo ancora prima della guerra. Questo qui arriva dalla collezione di Corti, qua c'erano scritti i titoli, e questo signore di Giulio Pier Alberto, mai sentito, c'aveva un piccolo timbrino. Non ho mai visto un altro fumetto con questo timbro, ma non ho mai visto un fumetto più bello di questo, del numero 7. C'è uno strappatissimo, se qualcuno vuole a poco mi chiama e ne parliamo, ma strappatissimo, non dimenticate queste meraviglie. Il re della foresta, ecco, fra il 6 e il 7 fanno la collezione. Quindi pensate, se un fumetto esce uno dopo un anno, dopo un anno, dopo un anno, quanta gente ha continuato a cercarlo. Poi l'estate, la storia verrà ripresa nel 46 con 30 numeri sempre editi da Nerbini, ok, di cui parleremo magari un'altra volta. Poi ci sarà comunque una seconda edizione del 57 con i primi 21, primi 21, poi vi spiegherò anche perché i primi 21, perché insomma, lì c'era sempre il buon Alex Raymond, ma le copertine sono le cose più belle che siano mai state pubblicate, almeno a parere del sottoscritto. Ci tenevo a farvi vedere i Gordon e a parlarvi di qualcosa che fa sognare. Siamo tutti Texiani, Disneyani, Diabocci, cioè, ma il fumetto lo hanno fatto questi signori qua e questi fumetti qui. Poi se andate sull'avventuroso ve lo potete godere in grande formato con le vignette all'originale come uscivano in America, anche di più, leggermente ingrandite. Un caro saluto a tutti, alla prossima puntata. Iscrivetevi al Covo del Tao, cliccate, basta solo cliccare, in modo che questi video girino di più. Io vi ringrazio. Ciao a tutti!